Buonasera a tutti, pace a tutti, spero che stiate tutti bene, è un momento speciale che possiamo condividere insieme, raccontare di esperienze preziose che sicuramente arricchirà anche chi è collegato, chi potrà sentirci. Io mi presento, sono il pastore Fabrizio Ferrara, vicepresidente dell'associazione Beth Shalomonlus e ho il piacere nell'ambito del Festival dei diritti, di poter presentare un altro progetto che ha messo in piede l'associazione Beth Shalom. Dico un altro perché abbiamo avuto l'occasione 2 settimane fa di parlare del progetto del Beth Campo, quando l'associazione ha avuto la possibilità con la Chiesa Evangelica di Lodi, che ha messo a disposizione i suoi locali con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile, che Medici Senza Frontiera, l'Associazione Amico, abbiamo avuto la possibilità di aiutare quelle che sono senza tetto e abbiamo potuto vivere una bella esperienza umana per poter venire incontro a una necessità. Questa sera parleremo d'altro, questa sera parleremo di un altro progetto che parla comunque, che riguarda comunque la cura della persona. E abbiamo dunque questa possibilità questa sera di condividere ciò che stiamo vivendo. Il progetto riguarda una casa, la casa Zaccheo, e vorrei magari dar la parola al presidente, il pastore Gennaro Chiocca, che potrebbe parlarci di questa casa, potrebbe dirci il perché si chiama Casa Zaccheo, come nasce il progetto e perché nasce il progetto. Pastore Gennaro. Buonasera a tutti e grazie per questa bella opportunità che ci viene data per presentarci e per presentare a tutti quelli che ci ascolteranno e avranno voglia di passare un tempo prezioso con noi. Li ringrazio già anticipatamente e colgo l'occasione in un tempo difficile come questo anche di augurarvi ogni bene a voi e a tutte le vostre famiglie. Dunque, il progetto Casa Zaccheo è un progetto nuovo che da qualche mese è nato, quindi siamo ancora in piena fase di rodaggio, ma siamo anche molto stimolati dalla possibilità di poter contribuire, ovviamente facendo del bene, sempre in modo gratuito, verso quelle persone che durante la loro vita hanno commesso degli errori e che in questo momento si trovano giustamente a pagare con la giustizia, e quindi parliamo di detenuti, ma che la stessa giustizia dà la possibilità di finire magari la loro pena presso una struttura, in questo caso Casa Zaccheo, per immetterli attraverso una serie di progetti nella società, incoraggiandoli a recuperare la loro dignità, a lavorare ovviamente come d'altronde già si fa nelle carceri italiane, a lavorare sugli errori commessi, ma in qualche modo a riprendersi anche la loro vita. Quindi parliamo di soggetti che dopo che hanno passato un po'
del loro tempo in carcere, hanno la possibilità, in collaborazione ovviamente con la giustizia, su nostra disponibilità, su nostra proposta, di accogliere questi detenuti, uomo o donna che sia, poi in base al progetto, in questa struttura che abbiamo appunto chiamato Casa di Zaccheo. Perché si chiama Casa di Zaccheo? Bene, intanto Zaccheo è un personaggio che salta fuori dalla Bibbia, precisamente in uno dei quattro Vangeli lo troviamo, questo personaggio, al capitolo 19 del Vangelo di Luca. Ed è un uomo, non è un detenuto, ma diciamo che per il modo in cui ha vissuto parte della sua vita, sarebbe potuto essere un ipotetico detenuto, se non fosse per il fatto che ha collaborato con l'impero romano per prendere le tasse ai giudei al tempo di Gesù. Ma non è la questione del fatto che lui fosse un pubblicano, un impiegato, diciamo, del governo romano in Israele, precisamente nella zona di Gerico. Il fatto era che lui metteva da parte spesso per se stesso alcune somme che dovevano andare invece nel fondo delle tasse. La scrittura dice, la Bibbia dice che lui prendeva di più. Ecco. Quindi viene considerato un po' un imbroglione. Poi ad un certo punto questo uomo cambia improvvisamente la sua vita perché sul suo cammino proprio incontra Gesù che gli parla al cuore, gli perdona i suoi peccati, va a casa sua. Gesù va a casa sua. Dice Zaccheo durante l'incontro di quel pomeriggio, di uno dei tanti pomeriggi di Gesù, dice: stasera devo fermarmi a casa tua. Ecco, da qui nasce il termine, la parola, il programma, diciamo, casa di Zaccheo. Casa di Zaccheo perché riteniamo che all'interno di queste mura, per il momento è un vero e proprio appartamento, possano esserci dei straordinari cambiamenti. Anche se la vita non sempre è stata facile per queste persone, per questi soggetti, anche se giustamente hanno dovuto scontare delle pene, soddisfare la giustizia umana, tuttavia vogliamo dare un messaggio soprattutto a quelli che hanno voglia di cambiare la vita. Il messaggio che noi gli vogliamo dare è che si può sempre ripartire da capo, si può sempre ricostruire il futuro, si può sempre pensare di rimettersi in pista. Il termine casa di Zaccheo viene, l'abbiamo preso proprio dal Vangelo perché riteniamo che nel Vangelo ci sono i valori fondamentali per condurre una vita soddisfacente, una vita corretta, una vita lontana dal male o dalla malvagità o dagli errori anche fatti, ma nello stesso Vangelo ci sono anche tutti gli elementi che permettono ad ogni uomo di poter sperare in un futuro migliore. Questo progetto è gratuito, come è gratuito lo spirito del Vangelo. Abbiamo ricevuto gratuitamente e gratuitamente vogliamo dare con le forze di volontari, volontari anche specializzati, volontari in via di specializzazione, con una stretta collaborazione con tutti gli operatori che già attualmente lavorano all'interno delle carceri, all'interno
proprio di queste sezioni dove spesso ci vengono indicati ipotetici detenuti sui quali poter pensare ad un progetto importante. Bene, siamo davvero felici di farlo, siamo felici, siamo contenti, siamo in parte anche soddisfatti, ma non è una soddisfazione che ci ferma, è una soddisfazione che cresce perché pensiamo che a lungo andare, più avanti negli anni che vengono, questa possa essere un'opera che può risultare anche una forza importante di collaborazione per gli istituti penitenziari. Siamo lieti di farvi ascoltare le testimonianze dei nostri operatori, di questo dipartimento che è specializzato e specializzando in questo settore. Quindi grazie per la vostra attenzione. Voglio approfittare anche per ringraziare voi che siete qui presenti e per ringraziare anche la dottoressa Scatizzi Rossella che ci onora con la sua presenza. Benvenuta, dottoressa, e grazie per aver accolto l'invito da parte del nostro dipartimento di stare in mezzo a noi. Ci onora la sua presenza e speriamo che anche la nostra faccia la stessa cosa per voi. Sicuramente vi ringraziamo tantissimo proprio per il lavoro che state facendo, perché all'interno del carcere c'è sempre bisogno di persone che si adoperino per aiutare queste persone, perché ovviamente io sono un funzionario appunto giuridico-pedagogico del carcere di Cremona e mi occupo della riabilitazione, della rieducazione dei detenuti, insomma, seguendo l'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, in cui, cioè, da quando arrivano in carcere, i detenuti vengono seguiti da questo gruppo di osservazione e trattamento che cerca di individuare appunto le carenze, i bisogni, tutte le necessità di queste persone per cercare di un po' di colmare queste lacune in modo da poter far sì che un giorno possano uscire dal carcere in modo da non poter più, da rientrare nella legalità e poter avere una vita regolare, insomma, nella nostra società, reinserirsi in modo adeguato. Allora, i percorsi sono spesso difficili perché ovviamente le persone che entrano in carcere hanno tantissime difficoltà già da quando è, da quando, da, dalla loro vita all'esterno, per cui arrivano con tante problematiche. Quindi l'osservazione multidisciplinare, ci sono i medici, i psichiatri, psicologi, e comunque un gruppo, BEM, anche la sicurezza stessa, gli agenti che si occupano della sicurezza collaborano a questa osservazione, a questo trattamento. Ovviamente poi i percorsi sono sempre individualizzati e cerchiamo proprio di trovare i bisogni di queste persone e accompagnarli verso l'uscita dal carcere. Ovvio che non è così semplice perché le opportunità all'esterno purtroppo non sono tantissime e anche territorio come Cremona, anche il Lodigiano dove siete voi, le opportunità di lavoro poi non so. Per cui abbiamo dei collaboratori che da tanti anni ovviamente collaborano con il carcere di Cremona, come alcune cooperative, il consorzio, insomma, ci sono molte realtà che danno un aiuto sia per quanto riguarda il lavoro, l'alloggio, l'inserimento in housing e danno qualche opportunità appunto per potersi reinserire. Ma non sono mai abbastanza, e infatti noi vediamo che anche con degli studi che sono stati fatti proprio dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, allora proprio in generale si può dire che la recidiva per chi fa un percorso solo carcerario, senza accedere a misure alternative di sostegno all'uscita dal carcere, c'è una recidiva quasi del 68%, per cui è altissima. Molte persone, noi magari le vediamo uscire e rientrare ripetute volte, cioè proprio rientrano in continuazione. Per cui invece, sempre con questi studi, si è visto che chi accede a delle misure alternative ben costruite, ben articolate e seguite nel tempo, la recidiva si abbatte di tantissimo, arrivare al 19-20%, per cui è una possibilità veramente importante che viene data a Ottimo. queste persone. Sì?
No, dicevo ottimo. Beh, Sì, cioè il non è fatto di poco, poter. non è No, non poco. è poco, è una bella percentuale, c'è cioè una bella differenza. Quindi creare delle opportunità, come state facendo anche voi all'interno del carcere comune, è importantissimo, perché dare veramente una speranza, una possibilità di essere seguiti. Un po' il vostro progetto è particolarmente interessante per noi, perché sicuramente va a chi ha un percorso di fede, ovviamente. Chi prima inizia un percorso di fede, poi ovviamente può accedere al vostro progetto. Però sicuramente è strutturato molto bene in quanto accoglie in toto la persona, sia come inserimento, volontariato, lavorativo e formazione, sia proprio come vita e comunità. Quindi questa cosa secondo me è molto avvolgente e fa sì che le persone poi si sentano protette e accompagnate sul territorio. Per questo è un'iniziativa che a noi è piaciuta molto. Quando poi ci siamo conosciuti con i volontari nel periodo forse marzo-aprile, perché avete iniziato a venire dicembre 2019, mi sembra, avete iniziato a venire al carcere di Cremona. In seguito, mi sembra, alla richiesta di un nostro detenuto, una persona che era lì da tempo, che già vi conosceva e che ha chiesto il vostro intervento. Dopodiché avete iniziato a venire ancora e le richieste sono aumentate, insomma, perché c'è un folto gruppo di ragazzi che vi segue e cerca il vostro sostegno. Appunto, il primo che poi è stato inserito è una persona che ho seguito io. E poi parlando con i volontari che venivano a trovarci, a trovare loro, è nata in voi questo desiderio di poter fare qualcosa di concreto per loro. E comunque da noi è stata accolta ben volentieri questa proposta perché era molto interessante. E la prima persona che è entrata, che adesso è da voi da qualche mese, sta facendo un buon percorso. Anche nel confronto con i volontari mi riportano degli aspetti molto positivi di questa esperienza. Inoltre, adesso stiamo cercando di progettare con un altro ragazzo che uscirà a breve, che ha fatto adesso la richiesta al magistrato, per cui speriamo che a breve possa essere con voi anche lui. E c'è un altro progetto in corso che però andrà proprio per vostre esigenze anche di organizzative, probabilmente andrà in porto verso febbraio. Queste persone, insomma, sono state inserite all'interno del vostro gruppo e hanno avuto veramente un cambiamento sostanziale, ecco, nel loro comportamento, nel loro atteggiamento, anche a volte nei nostri confronti. Abbiamo visto una sorta di maturazione. Probabilmente l'essere accolti in un gruppo che li ascolta e che li fa sentire un po' a casa, diciamo, è molto importante. Perché E poi dovete questo pensare, sì. è una bella testimonianza che rende, dottoressa, il nostro operato. Sì, Veramente, no, veramente, anche sentirlo da voi perché. ci incoraggia. No, in effetti è una cosa importante, veramente, andare avanti su questa strada. Ovvio, non sarà per tutti, sarà per chi poi si avvicina al vostro culto e tutto, però devo dire che almeno alcune persone veramente si sentono veramente un po' a casa. La testimonianza anche già un ragazzo, l'ultimo, che poi sarà quello che, se tutto andrà come deve andare, a febbraio potrà venire da voi. Un ragazzo molto giovane, con grandi fragilità. E la cosa bella che ha detto è che comunque da quando frequenta il vostro gruppo lui prendeva dei farmaci perché aveva delle difficoltà proprio sue a superare dei momenti di ansia molto forti e non le prende più, insomma, in pratica ha smesso anche di prendere queste terapie perché comunque si sente accolto, sostenuto, ha la speranza comunque di andare un giorno fuori, di poter uscire, di fare un percorso che lo possa poi ad avere una vita, insomma, un riferimento adeguato nella società, anche per un ragazzo giovane è molto importante, ecco. Bene, grazie dottoressa, ci fa veramente piacere le sue parole, ci dà un forte incoraggiamento per quello che stiamo facendo. Ora vorrei presentare alcuni del gruppo, lei diverse li conosce già, ma lo faccio per i nostri Sì. ascoltatori, quelle che ci seguono. Però sentiremo soprattutto la testimonianza dei nostri operatori. Abbiamo nella nostra casa Zaccheo, il responsabile del counseling spirituale della casa circondariale di Cremona, che è Raffaele Serrano. Ci racconterà qualcosa della
della sua esperienza e in carcere e nella casa Zaccheo. Abbiamo l'operatrice volontaria Veronica Iorno, che anche lei con grande entusiasmo si reca lì in carcere per occuparsi dei detenuti, per annunciare loro la buona notizia di un Vangelo che è in grado di cambiare i cuori. Abbiamo Joshua, che anche lui è impegnato volontario nella casa circondariale, anche nella casa Zaccheo. E abbiamo la nostra segretaria, dottoressa Esposito Annalisa, che si occupa della segreteria generale della Beth Shalom, transita un po' tutto per lei. Io darei adesso la parola a lei perché possa illustrare un po' questo piano di reintegro di questi detenuti che con dei programmi possono uscire o permessi premi o programmi alternative per venire incontro alle loro necessità. Annalisa, se vuoi spiegarci un po' come avvengono queste cose, come avviene la collaborazione anche col Ministero di Grazia e Giustizia. Una buona serata a voi tutti, saluto in particolarmente la dottoressa Scatizzi, con cui c'è spesso uno scambio di mail e a cui posso dare, diciamo, un volto. Mi fa piacere che ci abbia concesso il suo tempo per questa iniziativa. La nostra presenza all'interno delle carceri comincia a dicembre del 2011 nella casa circondariale di Lodi, a seguito di un invito da parte della direzione di allora, per il nostro coro, per la nostra corale, che, durante il mese di dicembre fu invitata a tenere un evento canoro. Da lì il primo contatto con la casa circondariale che ci coinvolse poi subito a gennaio per la gestione della biblioteca interna all'istituto penitenziario. Dopo qualche mese fummo coinvolti, grazie al lavoro prezioso dei volontari, anche per la redazione del giornale Uomini Liberi, un inserto che viene pubblicato mensilmente con il cittadino, il quotidiano locale di Lodi. E da lì susseguirono diversi incontri anche per sensibilizzare la popolazione carceraria su alcuni temi di particolare importanza, come ad esempio sulla violenza delle donne, su cui diciamo siamo impegnati ormai da diversi anni, essendo anche riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come una delle associazioni che contrasta lo sfruttamento sessuale e in generale la violenza di genere. In particolare, avendo inaugurato a partire dall'anno 2013 due case famiglie per anziani, dopo esserci occupati di attività intramurarie, come ad esempio anche il potenziamento linguistico per i detenuti di nazionalità straniera, ad esempio, o dopo aver curato alcuni aspetti riguardanti delle donazioni per le famiglie, per i bambini dei detenuti, ci siamo accorti della necessità di spostare la nostra attenzione dall'interno all'esterno, soprattutto perché dopo aver seguito alcuni di loro dopo anni, anche attraverso dei colloqui personali, anche di assistenza spirituale, grazie ai nostri pastori che entrano nelle carceri, ci siamo resi conto che diversi di questi avevano il bisogno abitativo, uscendo non avevano riferimenti sul territorio, non avevano la possibilità di un rientro in famiglia e effettivamente ci siamo ritrovati davanti a delle richieste di aiuto di persone che sono venute a bussare alla porta di Beth Shalom. Beth Shalom che dallo scorso agosto non è più una ONLUS, ma per l'adeguamento degli enti no profit alla nuova normativa è diventata un'associazione di promozione sociale. Qual è l'operato di Beth Shalom in favore di detenuti ed ex detenuti? Ci stiamo occupando ormai dal 2014 di tirocini risocializzanti in collaborazione con i comuni di residenza dei detenuti che possono quindi beneficiare di un tirocinio con un piccolo contributo stanziato magari dai servizi sociali, oppure messa alla prova con convenzioni con i tribunali,
oppure delle vere e proprie borse lavoro anche con convenzioni con il consorzio per la formazione professionale, oppure abbiamo avuto prima dell'apertura della casa di Zaccheo anche la possibilità di finanziare noi con dei soci sostenitori delle vere e proprie borse lavoro a carico dell'associazione e anche per un detenuto in particolare un'assunzione lavorativa a tempo indeterminato. E in collaborazione poi con i tribunali e anche con l'UEPE di riferimento dei vari territori, anche lavori di pubblica utilità che un tempo erano i cosiddetti lavori socialmente utili. Abbiamo visto circa 20 tra uomini e donne passare dalla nostra associazione ormai dal 2014. Gli ambiti in cui li abbiamo coinvolti sono stati sempre definiti in seguito a dei colloqui motivazionali che possono avvenire già all'interno del carcere con, diciamo, con i nostri volontari durante lo svolgimento delle attività, oppure la possibilità di avere delle ore di permesso per i detenuti e quindi incontrarli al di fuori dell'istituto. I programmi sono sempre personalizzati, tengono conto del percorso che stanno facendo rieducativo nella casa circondariale, per questo è prezioso il lavoro di rete anche con gli educatori e anche con gli avvocati che sono aggiornati riguardo anche alle situazioni legali dei detenuti e quindi che tengono conto anche delle loro inclinazioni. Se all'interno del carcere hanno avuto la possibilità di frequentare dei corsi, cercheremo di impegnarli in determinati settori, come può essere ad esempio l'assistenza alle persone anziane affiancati dai nostri operatori, oppure la possibilità di curare il verde, di curare un piccolo orticello, oppure la possibilità di essere impegnati nello smistamento delle donazioni, nella consegna di beni alimentari e via dicendo. Come dicevo, quindi è fondamentale per noi il lavoro di rete e da luglio scorso la possibilità anche di offrire un tetto, di offrire una soluzione abitativa in affido, quindi esclusivo, temporaneo alla nostra associazione con un programma ben definito. Cerchiamo sicuramente di supervisionare l'intero percorso con momenti di monitoraggio, con un tutor dedicato che li segue e che si rapporta con l'assistente sociale di riferimento che viene loro assegnata. E la possibilità anche di poter beneficiare, grazie alla collaborazione con l'associazione Amico, che è un'organizzazione di volontariato di medici evangelici che gratuitamente, in particolare il loro presidente Roberto Di Benedetto, il dottore, si occupa delle prime visite mediche d'ingresso e di una supervisione anche in ambito sanitario. Abbiamo visto dei risultati veramente meravigliosi che non ci aspettavamo. Ricollegandomi alle parole del pastore Chiocca, in particolare noi di Beth Shalom desideriamo essere quel sicomoro, quell'albero che ha permesso a Zaccheo di elevarsi, di venire fuori dalla situazione, diciamo, che, no, che gli impediva di poter avere un incontro personale con Gesù. Vogliamo essere noi quello slancio, quel ponte di raccordo con l'elevazione morale, spirituale dell'individuo. Sapete, in particolare mi colpiscono le parole di Zaccheo dopo l'incontro con il Vangelo, quanto mai attuale, in senso proprio terapeutico di recupero della persona, quando dice io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato, se figuriamoci tutte le volte che l'avrà fatto, se ho frodato qualcuno, io di qualcosa gli rendo il quadruplo. In questo noi di Beth Shalom vogliamo vedere una giustizia riparativa. Desideriamo vedere proprio il desiderio da parte del detenuto. Come diceva la dottoressa Scalizzi, questo percorso non sarà per tutti, sarà per i più intraprendenti e per i più motivati. Però in questo vogliamo vedere proprio un percorso di riparazione simbolica del danno verso la società e la possibilità
concessa all'individuo di trasformare il male che ha causato in bene. Infatti, e concludo con questo, rimango sempre molto meravigliata quando davanti ad un detenuto che, vedendoci impegnati in più settori, desidera darsi da fare, desidera essere coinvolto, desidera essere chiamato quando, per esempio, distribuiamo i pacchi alimentari con un impegno che abbiamo, che è settimanale, un appuntamento settimanale, quasi a voler, diciamo, riparare il danno che è stato causato, vuoi per scelte sbagliate, vuoi perché proveniva magari da un contesto di disagio sociale, e vederli impegnati a ricostruire, a portare del bene. E questo veramente ci ripaga veramente del tempo che dedichiamo, delle risorse anche materiali che desideriamo investire. Grazie Annalisa, grazie. Le tue parole. Adesso darei la parola a Veronica, così che è operatrice sul posto, dentro e fuori il carcere. Se tu vuoi raccontare qualcosa dalla tua esperienza, i tuoi incontri con i detenuti, come sono avvenuti gli approcci, raccontaci qualcosa, insomma, di quelle che stai vivendo nei carceri fuori. Buonasera a tutti, anche io do il mio contributo e ringrazio Dio per darmi questa opportunità. Come prima è stato citato, questo progetto, questa struttura, Casa di Zaccheo, e allacciandomi proprio a questa citazione, come ha raccontato il pastore Gennaro Chiocca, Gesù passò e vide Zaccheo su un albero e gli manifestò la volontà di entrare in casa sua, dandogli riscatto, perdono. La stessa cosa è successa anche a me, e credo di parlare un po' a nome di tutti. Un giorno anche per me è arrivato quel momento straordinario dove il Signore mi invitò a scendere da tutte le mie convinzioni e a farlo entrare nella mia vita. E così, da testimone oculare, abbiamo risposto a una chiamata reale, concreta, a un grido di aiuto, che questi uomini, come tutti, è scontato che hanno sbagliato, ma molti uomini, si pentono di ciò che è successo. E come diceva anche la dottoressa Esposito, la dottoressa Scatizzi, manifestano un cambiamento. Io entro all'interno delle carceri da quasi 10 anni, e in queste strutture entrare non è mai una bella sensazione, però quando poi entriamo nella riunione vediamo questi uomini che hanno un reale bisogno di riscattarsi, ma non parlo di un riscatto unicamente sociale, ma di un riscatto morale e spirituale, per poi sfociare anche in un riscatto sociale. E quindi li vediamo cercare con tutte le loro forze un aiuto soprannaturale. Loro riconoscono di avere bisogno di qualcuno più grande di loro, come è stato citato prima dalla dottoressa Scatizzi. Un giovane ragazzo inizialmente aveva seri problemi di ansia depressiva, quasi non riusciva a rimanere un'ora nella stanza insieme a noi. Aveva queste crisi di panico, arrivato poi nel corso del tempo alla conclusione che solo il Signore potesse liberarlo senza avere più la necessità di attingere a dei farmaci. E nel momento che ha realizzato questo, consapevole da sempre di essere una persona molto fragile, ha chiesto aiuto a Dio con tutte le sue forze. E spesso, ringraziando il Signore, vediamo la manifestazione veramente del tocco del Signore in queste stanze che ci vengono concesse, e ringrazio per questo tutta l'amministrazione del carcere,
carcere dove noi operiamo, nel carcere di Cremona, di Lodi. E quindi abbiamo visto il cambiamento non solo di questo ragazzo, ma anche di altri, come dello stesso ragazzo che attualmente ci è stato affidato, e di altri ragazzi che hanno cambiato veramente l'inversione di marcia della loro vita. Questo per noi è veramente gratificante, perché partecipiamo a un vero e proprio miracolo della vita, il miracolo della vita nella vita. E di questo non possiamo essere altro che felici e gioiosi. Rispondiamo a un loro grido di aiuto, e ne siamo onorati noi per primi di poterlo fare, occupandomi non solo della parte, diciamo, spirituale all'interno delle strutture, ma anche all'esterno, per quanto riguarda poi Casa Zaccheo, quindi accompagnandoli giorno per giorno nel loro percorso, sovvenendo a tutti quelli che sono i bisogni, quindi vengono veramente ovattati questi uomini, e si sentono a casa loro, incoraggiati a continuare un percorso che sicuramente non è facile, perché magari hanno vissuto delle circostanze difficili sin da quando erano molto piccoli e quindi, tra virgolette, devono essere rieducati a condurre uno stile di vita totalmente nuovo. E la nostra gioia è quello di vedere la loro gioia, come diceva la dottoressa Annalisa Esposito, vederlo prodigare preparare i pacchi alimentari, aiutare altre famiglie, a noi riempie il cuore di gioia, mentre lo stile di vita precedente era esattamente il contrario, era togliere qualcosa a qualcuno. Oggi vediamo la sua gioia nel dare qualcosa a qualcuno, e questo riempie il nostro cuore di gioia. Il nostro è un team ben compatto, lavora insieme, ben unito, e lavoriamo spalleggiandoci l'uno con l'altro, collaborando anche con le istituzioni. E di questo ne siamo veramente molto felici. Grazie, grazie Veronica. Noi possiamo dire, di fronte a tutte queste parole, che Casa Zaccheo più che una casa è un progetto che porta a un cambiamento di vita totale. E noi ne siamo veramente grati al Signore per questa opportunità che ci ha donato, anche perché crediamo che questo progetto è un po' proprio un trampolino di lancio che darà dei cambiamenti radicali nella vita di coloro che potranno beneficiare di questo progetto. Vorrei lasciare la parola anche al nostro giovane, mi fa molto piacere che possiamo presentare Joshua, perché è un giovane che si impegna così in questo progetto, è una cosa veramente meravigliosa. I giovani potrà avere tanti altri pensieri per la testa, ma questa dedizione veramente ci rallegra il cuore. Joshua, di la tua rispetto alla tua esperienza nei carceri. Salve a tutti, vi voglio raccontare in breve quella che è la mia esperienza all'interno di questo progetto. Ringrazio innanzitutto Dio per questa opportunità di fare queste esperienze, di fare queste esperienze in prima persona. E, come hanno detto prima sia Veronica che Annalisa, ci troviamo davanti molte volte diversi bisogni di diverse persone, di diverse etnie. E le prime volte personalmente mi sembrava anche di avere davanti fin troppo e di non riuscire di pensare di non riuscire a effettivamente rispondere a dei bisogni così vasti. Pensavo cosa potessi io, ma anche gli altri operatori, dare a queste persone. Col tempo ho imparato, frequentando questa gente, frequentando questo progetto, che i loro bisogni erano forti e c'era un dovere da parte nostra verso di loro di rispondere a questi bisogni, non per merito nostro, ma come Dio aveva risposto ai nostri di bisogni, noi potevamo essere uno strumento per rispondere ai loro. E, è stato bellissimo vedere queste persone inizialmente distaccate, inizialmente con il loro bagaglio dietro, un bagaglio pesantissimo.
e vario. Vedere queste persone piano piano aprirsi con noi e riconoscere quella che è davvero il bene che può fare Dio nelle vite delle persone. Quindi ho potuto sperimentare in prima persona la praticità della Bibbia, la praticità dell'opera di Dio nelle vite di queste persone. Ho visto appunto, ho potuto vedere in prima persona il ragazzo di cui si parlava prima, che ha fatto dei grandissimi passi avanti, che aveva iniziato che non riusciva a stare neanche per un'ora insieme a noi. È passato a chiedere preghiere, passando poi ad aiutarsi con altri detenuti, a pregare l'uno per l'altro. Si è creato anche un clima familiare tra di loro e verso di noi, proprio come una grande famiglia. E questo è un onore che il Signore ci ha dato, non indifferente. Sono grato a Dio per questo. È stato molto bello partecipare a questo e mi sono reso conto appunto della varietà di questi bisogni e mi sono reso conto che non si può essere indifferente a queste realtà che ci sono, sia che noi le ignoriamo, sia che noi facciamo qualcosa, sono realtà reali e presenti sul nostro territorio, reali e presenti nel mondo. E noi, come chiunque altro, siamo chiamati a fare qualcosa verso queste persone, per quanto possa sembrare difficile. Ho visto la crescita di alcuni detenuti, anche quello che è il detenuto che attualmente è presso la nostra struttura, crescite e passi avanti enormi, che hanno anche insegnato a noi stessi, delle cose molto importanti. Ricordo tra le prime volte, come ho detto prima, un'insicurezza che avevo verso questo servizio che potesse essere davvero utile in qualche modo. E sono stato incoraggiato tantissimo, sia dalla fede, dalla speranza degli altri operatori, che in un momento in cui c'era un muro di indifferenza da parte degli altri detenuti, ho potuto vedere, invece gli operatori che parlavano quasi come se stesse sbocciando un fiore, quando io in realtà dalla mia prospettiva vedevo soltanto un deserto. E vedere invece gli operatori che con grande passione, sembrava quasi vedessero già questa pianticella spuntare dalla sabbia, mi è stato tanto di incoraggiamento. E vedere queste persone che trovavano davvero un aiuto nelle nostre parole, un aiuto, presso Dio, vedere le loro vite realmente trasformate, è stata un'esperienza meravigliosa per la mia vita. E quindi, oltre ad aiutare loro a essere uno strumento per il loro aiuto, loro sono stati un'esperienza meravigliosa per la mia vita. E ringrazio Dio per questo onore. Grazie, un'esperienza che arricchisce molto. Allora, direi adesso di pubblicare il video che è stato montato, che parla che illustra un po', una giornata, dei momenti vissuti all'interno di casa Zaccheo, e poi così poi darò la parola al responsabile di counseling pastorale, fratello Raffaele Serrano, però adesso guardiamoci il video insieme così lo mostriamo anche ai nostri ascoltatori. Disegnato tutto così confuso, fuori l'alba che mi aspetta e dentro un muro inciso. Immaginare un giorno che non c'è mai stato, immaginare un figlio che non ho mai avuto e ricordare un gesto che mi può servire quando con la testa arrivo a non capire. Vorrei poter gridare a squarciagola e spingere le mie paure nei vortici di questo mare. Dammi un nuovo giorno per pensare che sia giusto andare avanti e non mollare, avanti e non mollare. Dammi un nuovo giorno per restare appeso al sole.
so che non ho niente. Vederti scendere, Signore, nella luce della tua gloria, e salvo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Vederti scendere, Signore, nella luce della tua gloria, e salvo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. So che tu sarai con me. Darei la parola a Raffaele, così che ci racconta direttamente dalla casa la sua esperienza e le sue impressioni. Raffaele. Buonasera a tutti. Siete collegati quindi con la casa di Zaccheo. Questo è il luogo e l'habitat dove gli ospiti vengono così accuditi da, appunto, da noi. E voglio subito innanzitutto ringraziare anche la dottoressa Scatizzi, che è in collegamento, soprattutto per la sua professionalità, per la disponibilità e anche e soprattutto per la passione con la quale ci mette per cercare di dare una speranza e un futuro, appunto, per questi detenuti. Io adesso presenterò subito gli ospiti, che sono per adesso due. Avete già ascoltato che a breve tempo questa casa sarà già piena in pratica di diversi che stanno per uscire. E quindi adesso presenteremo solamente questi due ospiti. Il primo si chiama Skender, con la quale adesso vi darà un saluto, appunto cercando di dare anche lui il suo contributo. Ciao, sono Skender. Sono bene in questa casa. Grazie Skender. Skender è un pochettino emozionato, è appena entrato a far parte di questa casa e sta facendo un bel percorso anche lui spirituale, e noi vogliamo sicuramente, il nostro auspicio che lui possa veramente fare grandi passi. Adesso abbiamo invece Luca, che è praticamente quello che è appena entrato anche da noi, che ci è stato dato in affidamento, e lui adesso vi racconterà anche la sua testimonianza. Pace a tutti, buonasera a tutti, sono Luca, ho 38 anni, ero una persona che ha sempre vissuto nell'illegalità. Dal 2015 ero rinchiuso presso il carcere di Cremona, quando nell'estate del 2019, grazie all'opera degli operatori Beshalom e alla grande potenza del Signore, ho incontrato il Signore Gesù e ho incontrato soprattutto gli operatori e l'opera Beshalom. Dall'estate 2019 è cresciuto sempre di più la fede in me verso il Signore e sempre di più verso l'opera Bet Shalom, un percorso nel Signore e un percorso per rivivermi, per riprendere la mia vita in mano, un percorso per fare in modo sì che la vita sbagliata e illegale che avevo fatto fino a quel momento si trasformasse in vita vera. E l'ho trovato in Gesù, perché Gesù è la cura, e l'ho trovato soprattutto nell'opera del Signore in cui mi trovo, nella casa di Zaccheo. Adesso nei primi giorni di settembre che sono qua, ho anche un posto di lavoro a livello volontario, però dove tutte le mattine mi alzo e vado a lavoro. Ho trovato una famiglia, che è la famiglia del Signore, piena di fratelli, di amici, di persone con un cuore puro che operano attraverso la parola del Signore.
e grazie alle vie proprie del Signore e tutta l'opera ben Shalom, sto cercando di inserirmi nuovamente nella società e avere una vita vera. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare e salutare la dottoressa Scatizzi, per salutare il presidente e pastore Gennaro Chiocca, il vicepresidente e pastore Fabrizio, la dottoressa Esposito Annalisa, le operatrici Veronica Iorni e Joshua, il responsabile qua a fianco, Raffaele Serrano. Volevo ringraziare tutti, oltre che ringraziare il Signore per la possibilità di cui mi è stato dato. Grazie a tutti e buonasera. Bene, bellissima testimonianza, abbiamo ascoltato di una persona che veramente è stata cambiata, non da noi. In noi non risiede certamente nessuna facoltà, neanche una capacità per cercare di cambiare queste persone. È scritto nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento, un verso che dice appunto così: ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro. E questo non è un pensiero dettato da una religione, non è un pensiero di un uomo, ma è il pensiero di Dio, di appunto di darsi di queste persone che talvolta sono state anche abbandonate, non solo da amici, da persone, da questa società, ma anche dai parenti stessi, abbandonati, dimenticati. Ma invece Dio non si dimentica anche di loro. Come abbiamo detto, abbiamo ascoltato da vari locutori, è giusto che loro pagano i misfatti, pagano i reati per quello che loro hanno recato a questa società, alle persone stesse. Però è anche giusto che dare sicuramente una speranza e un futuro a queste persone. Noi non solo lo vogliamo fare socialmente, dando magari un lavoro secolare, un futuro, ma lo vogliamo fare soprattutto nella maniera proprio spirituale. Perché noi crediamo appunto nel Vangelo, crediamo che è Gesù che cambia i cuori delle persone. Avete appena ascoltato una testimonianza oculare, veritiera, vera, di quello che Gesù può fare nelle vite delle persone. E quindi questo è l'incoraggiamento soprattutto di ognuno di noi di avere cura di queste persone. E quindi abbiamo bisogno soprattutto anche del vostro aiuto, del vostro sostegno e anche delle vostre preghiere. Veramente ancora un ringraziamento soprattutto all'amministrazione, anche non solo, anche a tutti gli agenti penitenziari con la quale ormai si è creata anche questa bella atmosfera, questa bella anche amicizia che ormai credo che perdura in tutto il tempo che noi abbiamo passato in quel luogo. A questo punto vorrei passare di nuovo la linea a Fabrizio. Io ti volevo fare una domanda, ti vorrei fare una domanda, se tu in due parole potresti spiegare un po' la giornata TIP di Luca, che è inserito, un po' per spiegare ai nostri ascoltatori come avviene, insomma, che non è una casa dove l'ex detenuto rimane lì a passare la giornata a fare nulla, ma che comunque è strutturato in un modo da riavviarla verso una vita sociale attiva. Bene, diciamo che la giornata di Luca si svolge nella seguente maniera. Lui già sin dal mattino presto svolge il suo volontariato a partire appunto dalle 8:30 nella una delle nostre strutture della Beth Shalom, una casa di anziani, dove svolge appunto il suo volontariato aiutando gli anziani stessi, dando tutta non solo la sua disponibilità, ma anche il suo sostegno in tutti i sensi. Ecco. Dopodiché lui partecipa a ogni attività evangelistica, spirituale, frequenta
tutti i nostri culti che sono dislocati in tutta la nostra diaspora, e questo appunto aiuta a far sì che lui non si senta solo, ma soprattutto svolge il suo tempo anche nella maniera proprio più esplicita, nella maniera proprio più bella di stare insieme con non solo con noi, ma di conoscere tante persone, tante anime, e soprattutto vedere come anche l'opera di Dio sia grande in tutta la nostra diaspora. E lui ovviamente c'ha anche il suo tempo libero per cercare, appunto, lui è abbastanza anche scrupoloso nella casa, la tiene veramente pulita, come se fosse veramente casa sua. E questo è anche bello vedere veramente come lui si entusiasma. Infatti, che noi notiamo, come diceva appunto anche Veronica, li vediamo non solo entusiasti, ma loro la vivono la cosa, cioè non è che stanno con noi solamente perché devono scontare il tempo che gli rimane, no, loro la vivono, anzi cercano loro di darci, soprattutto loro vogliono darci una mano a svolgere i nostri servizi, e questo è bello, vedere che loro stessi vogliono contribuire a quello che noi facciamo. E questo è bello, perché vuol dire che sicuramente ci sarà anche un futuro da parte loro, proprio chissà anche nelle nostre strutture un giorno. Grazie. Io ho saputo che è anche un ottimo cuoco, Luca. Sì. Così. È vero, Fabrizio. Ok, dunque, forse sarebbe opportuno invitare la dottoressa Scatizzi qualche volta a partecipare a una cena, rispettando le distanze di sicurezza, e così poter... dottoressa, cogliere l'invito? Potrebbe essere una bella cosa, sì. Più avanti magari ne possiamo parlare, fare una serata, non sarebbe male, anche perché vedere veramente i risultati... Insomma, noi iniziamo in carcere ovviamente a seguirli e cerchiamo di fare il possibile. Ovviamente poi i risultati veri si vedono poi all'esterno, perché la vita all'esterno ti mette più alla prova, quindi vedere se veramente uno riesce a stare fuori in una maniera diversa, a riuscire a stare nella legalità, lo vedi fuori. Quindi vedere un risultato veramente sarebbe interessante, insomma. Una bella soddisfazione anche per noi, ecco, aver avviato un percorso di questo genere che poi prosegue fuori. Insomma, un po' il senso del nostro lavoro è quello, quindi cosa meglio di così? Vorrei fare una domanda alla dottoressa, abbiamo un po' verso la fine del nostro incontro. Certo. Ha parlato di probabilità di recidiva dei detenuti quando escono, se non troveranno un progetto ben strutturato. Sì. Visto che abbiamo l'opportunità di stare insieme così in collegamento, lei avrebbe un suggerimento da condividere con Beth Shalom per forse migliorare il progetto o dare delle indicazioni che a noi potrebbero essere utili per fare in modo che il progetto sia sempre più efficiente? Sì, voi avete una strutturazione del progetto molto buona, secondo me, perché come dicevo prima è molto articolato. Quindi, specialmente nei primi periodi che uno scende a carcere, si trova comunque la vita un po', diciamo, organizzata. Per cui è ben stabilizzato, no? Uscire dal carcere, una struttura così complessa, così scandita da tanti momenti in tutta la giornata, organizzati, perché poi uno non può fare quello che vuole in ogni momento, quindi molto stretta, no? Come regole. Passare una cosa che comunque è strutturata bene, dà la possibilità di ambientarsi piano piano. Ovvio che sicuramente nel tempo forse la necessità di rendere sempre più autonomi, cioè andare sempre più, avere una strutturazione meno stringente e piano piano far sì che l'organizzazione sia fatta proprio da loro, cioè in maniera un po' più autonoma, gradualmente, ecco direi, gradualmente nel tempo. Quindi le persone che escono poi generalmente da misura alternativa hanno ancora un lungo periodo comunque da passare fuori in misura, per cui c'è tutto il tempo poi di organizzare un percorso che vada a dare proprio l'autonomia più totale possibile nell'organizzazione della giornata. Grazie, sì, grazie sì. Dottoressa. Allora, vi avevo detto già all'inizio del collegamento che purtroppo è mancato un collegamento con un protagonista di
il protagonista del libro scritto dal pastore Gennaro Chiocca e della nostra collaboratrice Alessandra Protti. Io lo rimostro così per i nostri ascoltatori, non so se si vede bene, è visibile? Ok, mi allontano un po'. Ecco, per mostrare a tutti che questo libro scritto di questa testimonianza di un nostro fratello, si è convertito diversi anni fa, è passato dall'anonima sarda, dove diciamo un ruolo marginale nell'anonima sarda, che lo ha condotto a essere incarcerato, e in carcere ha conosciuto anche lui la grazia di Dio. Avrebbe voluto intervenire, avrebbe voluto dire la sua, avrebbe voluto dire, mi faccio portatore di questo suo pensiero, che anche lui avrebbe desiderato beneficiare di una casa Zaccheo dove poter essere poi reinserito nella società. Sicuramente avremo altre opportunità di poterlo intervistare in un'altra occasione, e lo faremo, magari inviteremo anche la dottoressa Scatizzi, se darà la sua disponibilità, per poter conoscere da vicino questo nostro fratello. Devo toccare un aspetto economico, perché chi lo vorrà, chi lo vuole, questo vuole appropriarsi di questo libro, lo può ordinare. Io mi sono preso un appunto scrivendo alessandra.protti@shalom.it, oppure contattare direttamente i vari numeri dell'associazione, perché i proventi di questo libro andranno proprio a finire in una cassa che permetterà di aiutare la casa Zaccheo a proseguire i suoi progetti, perché avete sentito anche da Raffaele che a breve la casa sarà piena, dunque diversi verranno aiutati. Allora posso dire, aiutateci ad aiutare, insomma, questi ex detenuti. Vorrei, per concludere, leggervi soltanto un mezzo versetto che prenderei dal libro di Ezechiele. Abbiamo sentito diversi riferimenti biblici, perché chi ha sperimentato il Signore nella propria vita non può fare a meno di attingere a questa fonte di vita che è la parola di Dio. Leggerei un verso che troviamo nel libro di Ezechiele, al capitolo 11, una parte del versetto 19. Dio parla attraverso il suo profeta e dice: metterò dentro di loro uno nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Cioè, mi rendo conto che per intervenire nella vita delle persone, spesso l'uomo è estremamente limitato. Spesso l'uomo è limitato a dare regole su regole, a mettere divieti, a dare permessi, a intervenire, potremmo dire, quasi in superficie. Dio interviene nell'interno, Dio opera nel cuore, Dio cambia il cuore, cambia il sentimento dell'uomo, cambia la prospettiva dell'uomo, cambia i suoi desideri, li rinnova la mente, e dunque tutto quello che possiamo fare e quello che facciamo noi all'interno di Beth Shalom, gli operatori, a cominciare dal presidente, a tutti quanti, lo facciamo con la massima disponibilità, lo facciamo con le migliori intenzioni, ma se non ci fosse dietro Dio che opera e che tocca i cuori e che cambia le menti, il nostro operato sarebbe vano. Perciò abbiamo a che fare con uno che è in grado di intervenire all'interno dell'uomo, nel suo essere, nel suo intimo, nel suo cuore, nella sua mente, e mettere nuovi propositi. Perciò noi ci muoviamo con l'aiuto del Signore. Noi ci muoviamo sapendo che Dio sosterrà il nostro desiderio di raggiungere le categorie più svantaggiate. Immagino la dottoressa Scatizzi, nei testimoni, visto che è immerso dentro con il suo lavoro, ne vedrà di tutti i colori, nel senso delle situazioni più disperate. Se non ci fosse un aiuto che viene dall'alto,
ci ritroveremo spesso a contemplare il nostro fallimento, insomma. Però grazie a Dio. Dio è colui che opera nel cuore. Abbiamo sentito le testimonianze. A volte quando noi pensiamo che non c'è soluzione, quando pensiamo che non ci sarà nessuno sviluppo, diciamo anche il nostro giovane Joshua, dove lui vedeva un deserto, alla fine una pianticella iniziava a crescere. E questa è un'opera che solo Dio può fare. E noi questa sera siamo grati al Signore di concederci quello che stiamo facendo, perché è solo per la sua grazia, per la sua bontà che noi possiamo fare quello che Dio ci concede di fare. Vorrei concludere con una preghiera, vorrei pregare per tutti quanti noi, per questo meraviglioso progetto, e per la dottoressa Scatizia anche desiderei pregare per questo impegno che ha all'interno della casa circondariale. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, siamo in dovere di ringraziare, sentiamo nel nostro cuore di doverti ringraziare, perché se possiamo vedere delle vite cambiate, se possiamo vedere delle persone trasformate, è perché tu nella tua infinita bontà hai abbassato il tuo sguardo sulla miseria degli uomini per mettere laddove c'è il dolore la gioia, per mettere nei cuori devastati, nei cuori che hanno perso ogni speranza, mettere una speranza viva. Signore, ti prego di continuare a benedire quest'opera che tu stessa hai messo nei nostri cuori. Ti ringraziamo anche per l'opportunità che abbiamo avuto, alcuni di noi almeno questa sera, di conoscere la dottoressa Rossella Scatizzi, e ti preghiamo insieme, Signore, di benedire grandemente la sua vita e di continuare a mettere questi sentimenti dentro il suo cuore, questa premura che ha verso le persone che assiste all'interno del suo lavoro. Signore, benedice tutte le autorità carcerarie, le guardie. Signore, questo lavoro molto particolare, molto difficile, ti preghiamo di continuare a spandere la tua infinita grazia e a trasformare l'uomo come solo tu sei in grado di fare. Grazie per questa serata, grazie per questo incontro, grazie per gli ascoltatori che si sono collegati per partecipare a questo incontro. Ti preghiamo di continuare a benedire ogni famiglia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica.